Il Museo delle Civiltà diventa Museo delle Opacità, con un nuovo allestimento in cui alcune opere dell'ex Museo Coloniale di Roma dialogano con opere contemporanee, come spiega il direttore Andrea Villani. Il Museo delle Opacità come museo contro l'amnesia, per tornare a collegare il nostro presente al nostro passato ed elaborare insieme prospettive per il nostro futuro, ma anche come museo dove raccontare storie che sono avvincenti, che sono estremamente vitali, proprio perché non sono trasparenti, ma perché sono gioiosamente, poeticamente, realisticamente opache. Il Museo delle Civiltà ha avviato una rilettura critica e una nuova interpretazione delle opere di propaganda del Museo Coloniale, come spiega la curatrice della collezione, Rosa Anna Di Lella. Sono fortemente impregnate di colonialità, di violenza. Ci raccontano un passato coloniale che spesso non è stato al centro del dibattito pubblico. Il Museo delle Opacità affronta alcuni nuclei centrali delle collezioni e lo fa appunto attraverso lo sguardo di artisti e attivisti che si sono occupati di queste tematiche. Fra questi, Teo Esceto con Il ritorno della stele di Aksum e Adelita Husni Bey con La montagna verde. Mentre il collettivo artistico animato da Vissal Ubabi, Toi Giordani e Ismaela Astrilò ha immaginato una casa museo della diaspora e Sammy Balogi ha portato la sua installazione Gnosis, mentre uno spazio del museo è dedicato alle opere dell'artista Bertina Lopez.